Qui entro studente, di qui uscì principe delle scienze musicali Gioacchino Rossini e Bologna, per documento perenne di onore al figlio adottivo, intitolò del suo nome la circostante piazza. Quando parliamo di luoghi legati al nome di Rossini, subito vengono in mente Pesaro, dove il compositore era nato, o Parigi, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Ma è proprio qui, a Bologna, dove Rossini ha passato più tempo della sua vita. Qui ha studiato, qui ha debuttato come maestro al cembalo nel Teatro del Corso, qui ha costruito la propria casa. Nel cimitero di Bologna ci sono i resti della sua famiglia, del padre e della madre e anche della prima moglie Isabella Colbran. Ancora oggi Bologna custodisce gelosamente memoria del grande compositore e oggi vi invito a fare un piccolo giro per questa città visitando i luoghi che mi hanno ispirato nella realizzazione del mio nuovo CD Questo è Rossini. Buongiorno Maestro Barker, come va? Buongiorno Maxim, come stai? Tutto bene. Bene, sì. Ascolta, tu che abiti dietro l'angolo, a due passi da qui, dagli luoghi dove Rossini ha studiato, ha vissuto, insomma, che sensazioni provi vivendo in questa città? Beh, è una grande emozione passare tutti i giorni per le stesse vie dove Rossini, quando studiava, quello che all'epoca era il liceo musicale e adesso il conservatorio, passava anche lui tutti i giorni quando viveva qui. Allora andiamo a visitare i luoghi? Andiamo a vedere i luoghi rossiniani di Bologna. Andiamo. E qui, nel Museo della Musica di Bologna, sono custoditi ancora i preziosi documenti legati alla vita di Rossini, come questo manoscritto di Barbiere di Siviglia, i suoi ritratti, il suo busto, ritratti di cantanti con i quali ha lavorato Rossini, ma ci sono degli oggetti anche un po' più bizzarri, per esempio questa sedia, oppure la vestaglia di maestro, ma addirittura il suo parrucchino. Ma noi siamo qua per questo magnifico Pleyel acquistato da Rossini stesso. Richard, è molto simile allo strumento che abbiamo utilizzato per fare il nostro CD, vero? È in tutto simile come costruzione, come meccanica, perché la ditta Pleyel praticamente consolida le sue modifiche, le sue innovazioni meccaniche e di costruzione intorno agli anni 30 dell'Ottocento, quando subentra Camille Pleyel a suo padre Ignaz, e poi rimangono uguali per una trentina d'anni fino agli anni 60 dell'Ottocento, cioè nel periodo in cui lo usava Rossini, sia a Parigi sia a Bologna. È comunque molto emozionante avere davanti a noi questo strumento che Rossini sicuramente ha suonato, ha toccato con le proprie mani, vero? Che era proprio il suo strumento personale sul quale componeva, sì. Nell'anno celebrativo di Rossini abbiamo deciso di ricordare la sua memoria incidendo un album con le sue musiche da camera. L'album si intitola Questo è Rossini, ma forse sarebbe stato più opportuno chiamarlo E anche questo è Rossini. Rossini più libero nella espressione dagli stilemi dell'opera, a Rossini più variegato. Le tematiche delle arie spaziano da un tormento di Romeo davanti al corpo esanime di Giulietta, all'inno gagliardo e vivace della vite e il vino nell'orgia, dal tenero lamento di un fauno nello Sylvain, alla canzone di Bébé, una canzone divertente nella quale si intravedono i tratti di Rossini stesso. Thank you.
allegro bebe da felina bobo. Si dit que je suis bon quand je veux bien faire dodo. Je veux de confiture, c'est du bon nana. Les groseilles sont mieux dans les mangeons de maman. Quando mi è venuta l'idea di registrare le musiche da camera di Rossini, ho trovato curioso il fatto che qua a Bologna esiste ancora la casa che lui ha costruito e stiamo trovando adesso davanti al citofono di casa di Rossini. Io qua sul citofono vedo scritto l'opera e vediamo cosa mi rispondono. Pronto? Ah, mi hanno aperto, guardate! La casa di Rossini, questo è incredibile.